Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Beh, io spero tutto bene, dai che siamo a mercoledì, dai che fra un po' si torna a giocare, dai che fa malissimo la settimana della Champions senza la Juve, fa un male proprio, non ci si sta dentro, però dai, che tra poco arriva il derby di Torino, arriva il derby di Torino. E vabbè, purtroppo quest'anno va così, mi fa molto male questa cosa. Non so se per tutti così, a me fa molto male questa cosa. Va bene, facciamo un passo avanti. Tra ieri e oggi mi sono sentito con un mio amico che tifa Inter, e già qua io mi vedo molto, molto sportivo e siamo sempre stati molto d'accordo, abbastanza d'accordo nelle analisi che si facevano, perché siamo due a cui piace comunque il calcio in generale, poi ovvio che ognuno ha una sua appartenenza specifica, una sua fede opposte, in questo caso però c'è. E mi diceva che ha visto anche l'intervento a tutti in the box che ho fatto l'altro giorno con Davom, con Edo e con Sandro Sabatini. Tra l'altro io vi lascio magari qui sotto in descrizione o nei commenti il link della puntata integrale di tutti in the box e vi dico che in realtà vorrei fare un contenuto in cui parliamo di questa cosa qui e anzi faremo un contenuto in cui parleremo di questa cosa qui perché ci sono due o tre spunti di riflessione interessanti da andare a toccare. Non ho voluto portarvelo subito perché non volevo sembrare quello che si approfitta del fatto e quindi ci spinge, no? Magari lo faremo domani, che è una giornata un po' tranquilla, un po' più serena, un po' più libera, e poi inizieremo a parlare effettivamente di questo derby della Mole che va a chiudere poi la Serie A perché ci sarà una pausa e rimarremo per un pochettino senza la Juventus. Positivo o negativo? Non lo so. Sinceramente, guardando anche un po' le prospettive che vi facevo ieri, forse fermarci un secondo, respirare e ricominciare poi a programmare con calma potrebbe anche farci bene. Però intanto vi preparo, vi rivolgo la stessa domanda che ho fatto a Sandro Sabatini l'altro giorno, e cioè tre cose, senza se e senza ma, secche, sportivamente parlando, che si salvano dell'Allegri 2.0. 3. Me le chiedo qui sotto nei commenti perché credo che questo sia un punto di partenza importante. Io vi dico il mio: per me, aver lanciato tanti giovani. Poi so che tanti possano non essere d'accordo, però questo Allegri 2.0 io lo ricorderò principalmente per i tanti nuovi ragazzi arrivati in prima squadra, aggregati in prima squadra. Poi scelta societaria, scelta dell'allenatore, io comunque la metto lì. Perché Allegri che li ha lanciati, li ha inseriti. È stato lui l'allenatore che l'ha fatto. So che qualcuno non è d'accordo con me. Pace, amen. Per me questa è l'unica vera cosa da salvare di questo ciclo 2.0, e cioè che tanti ragazzi sono entrati a far parte dell'universo Juve prima squadra, come non si vedeva da tanto o da quando io seguo la Juve, quindi quasi 20 anni, non era mai accaduto, perché magari arrivava in prima squadra Marchisio, magari arrivava Giovinco dopo una recompera di 20 milioni dal Parma, magari Moise Kean, poco altro, poco altro, intanto Spinazzola per mezza stagione, poi c'è stato Marrone, pochissima roba, De Ceglie, poca roba, Frabotta, poca roba, invece in queste stagioni abbiamo visto proprio dei giocatori come aggregati alla prima squadra, per me questo è non un punto, il punto. Ma sono curioso di sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Dicevamo, questo mio amico interista, ciao Pietro, ormai tra gli amici bolognesi che mi parlano di San Puntino, gli amici interisti che mi parlano della situazione Juve, però è anche bello perché riusciamo ad ampliare il raggio e prenderci anche le vedute delle tifoserie esterne in questo nostro momento di difficoltà estrema, mi dice, io capisco questo vostro momento di delusione, l'ho vissuto anch'io, post triplette, bla bla bla, il calcio è ciclico e quindi tocca a tutti, a un certo punto l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il Milan e quindi è una cosa normale. Io concordo su questo, poi sono dell'idea che non ci si debba fermare semplicemente al calcio ciclico, e quindi prima o poi torneremo, ma bisogna lavorare per cercare di abbreviare questo momento, però lui mi dice non ne faccio solo un discorso di allenatore, ne faccio principalmente un discorso societario. E secondo me qua lui apre un discorso interessantissimo e giustissimo che ho provato a fare anche l'altro giorno, tutti in the box, perché ancora una volta la discussione era polarizzata su allenatore e giocatori. Io continuavo a insistere mentre davo un parlavo, visto che ha fatto tra l'altro un video in cui metteva proprio quello spezzone e dicevo: io inserisco anche la società, io inserisco anche la società. Però
perché continuo a pensare che una squadra che rinnova per un singolo anno un giocatore come Rabiot, che l'anno scorso ha fatto il massimo che poteva fare, il massimo che poteva fare, che non è detto che quest'anno replicherà la stagione dell'anno scorso, non sta scritto da nessuna parte, anzi per me è più facile che non vada a replicare la stagione dell'anno scorso. Una squadra come la Juve, che deve abbassare il monte ingaggi e deve giocare un anno senza competizioni europee, rinnovare un giocatore importantissimo come è stato Rabiot l'anno scorso, un giocatore valorizzato anche alla fine di questo percorso la Juve, ma a 7 milioni all'anno, sia un pochino deleterio, soprattutto per una singola stagione. E infatti Juve e Rabiot sono ancora oggi al lavoro per cercare di trovare questa situazione legata all'ingaggio, per far sì che Rabiot possa rimanere alla Juve anche il prossimo anno e l'anno dopo ancora, perché comunque il giocatore sta bene, bla bla bla. Però io credo che, arrivati a questo punto di calcio, di proprio mondiale, sia anche necessario fare delle scelte coraggiose. Quando un giocatore come Rabiot su 4 anni che la Juve te ne fa veramente uno buono, da dire oh cavolo, questo è un giocatore forte, che gli altri tre, primo con Sarri, gioco o non gioco, quello con Pirlo non è andato nemmeno malissimo, ma nemmeno fenomenale, ha fatto una stagione, giocatore normale, giocatore buono, non scarso, ma la prima con Allegri è stata un disastro, e questa ha iniziato male, però sappiamo sempre che Rabiot entra in competizione, in forma, in condizione, più che in competizione, in condizione da ottobre in poi. Proprio per un discorso di principio, perché investire 7 milioni che diventano 12, 10, 11 tra decreto crescita e lordo di ingaggio proprio fisso alla Juventus, che tra l'altro venerdì discuterà un aumento di capitale, vediamo se questa cosa sarà confermata oppure no, piuttosto che questi soldi investirli su un profilo interessante che potrebbe essere quello di Frattesi, perché quest'estate la Juventus, se non rinnova Rabiot, va su Frattesi. Poi io probabilmente non avrei investito 40 milioni di euro su Frattesi, una formula come quella dell'Inter, un giocatore più una parte cash da pagare, ci poteva anche stare, probabilmente in un contesto differente rispetto a quello che è stato quest'estate, anzi l'anno scorso, la stagione dell'anno scorso della Juve, perché sappiamo un po' tutti quello che è successo e non ci voglio nemmeno tornare, quindi facciamo un passo indietro. O un giocatore che potrebbe essere Samardzic al giorno d'oggi, che è un giocatore sul mercato tra virgolette, perché era già stato venduto dall'Udinese all'Inter, poi non si è completata, bla bla bla, ma è un giocatore forte. Quindi perché non facciamo quel passo in avanti per andare a prendere dei calciatori che sono emergenti, si stanno comportando bene e possono andare a prendere quel posto lasciato libero da un giocatore come Rabiot, che nel contesto Juve di oggi, cioè abbassare gli ingaggi e anche abbassare l'età media, va a costare il rinnovo a 7 milioni e mezzo per un giocatore che l'anno prossimo andrà, nel senso nel 2024, quindi la stagione che si concluderà, Rabiot è un 95, quindi compierà 29 anni, entra proprio nel momento clou della carriera, però costa l'ingaggio del giocatore con il momento storico della Juve e anche con gli obiettivi della Juve, perché se la Juventus come obiettivi ha entrare nelle prime 4, un giocatore 7 milioni di euro l'anno, 7 e mezzo non te lo puoi permettere mai nella vita, per quanto mi riguarda. Se l'obiettivo è giocarti qualcosa di più, assolutamente sì, 2-3 giocatori rosa non è che li puoi avere, li devi avere con quegli ingaggi, devi giocarti in grasso al quarto posto, per me quegli ingaggi non sono giustificati, né tra allenatore né tra giocatore. E quindi lui mi diceva, perché non la società? Per me la società va messa in mezzo, e lo scorso anno, intorno a questo momento, dicevo, d'accordo, se si decide di confermare l'allenatore in un momento in cui perdi dal Maccabi, perdi dal Monza, metti a repentaglio il girone, metti a repentaglio la classifica e c'è una pausa nazionale di mezzo, che è quella che andremo ad affrontare, si decide di confermare l'allenatore, è anche e soprattutto una scelta societaria, quindi le colpe vanno date ad Andrea Agnelli. Io gli facevo un discorso di amicizia e necessità Juventus, oggi Andrea Agnelli non c'è più, non è più alla guida della Juventus, quindi questo discorso non lo si può più fare, non è lui che decide se Allegri rimane o no allenatore della Juventus, e in questo momento io ribadisco che fino a che non ci saranno almeno una decina di partite giocate dalla Juve è difficile tirare una somma per capire se dove si va è qui e là, poi ognuno può già avere la sua idea basata soprattutto su uno storico, perché non dimentichiamoci che questa è l'ottava stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus e conosciamo vita, morte e miracoli del suo modo di ragionare, di allenare e di gestire una squadra, quindi è naturale che anche se non sono ancora state completate queste 10 partite ognuno di noi
possa e debba avere un'idea su quella che è, su quello che è il lavoro, il metodo di approccio di Massimiliano Allegri. Però io vi dico, io mai come quest'anno ho fiducia nella società Juventus. Fiducia. Perché? Perché Giuntoli arriva in un momento, quest'estate, in cui il rinnovo di Rabiot è già stato deciso, la conferma di Allegri è già stata decisa, l'unico acquisto UEA è già stato deciso, e se proprio vogliamo le uniche due decisioni, due scelte di Giuntoli, facciamo due e mezzo, perché secondo me ce n'è anche una mezza o una completa, che è una è Bonucci. E qui io sono convinto che non se ne è stata una scelta di Giuntoli, ma un discorso relativo a un rapporto tra il giocatore e l'allenatore, e credo che l'intervista di Bonucci di qualche settimana fa abbia confermato al 100% questa cosa. E quindi credo che Bonucci non sia stata una scelta di Giuntoli. È arrivato in un momento in cui uno come Di Maria non era già stato rinnovato. L'altra scelta di Giuntoli è stata Rovella, che si collega di conseguenza a quel mezzo di cui vi parlavo prima, e cioè Dusan Vlahovic, famoso scambio Vlahovic-Lukaku di quest'estate. Perché? Perché vi dico questo? Perché la Juventus, parole di Giuntoli, parole musiche di Giuntoli, aveva una necessità: abbassare il monte ingaggi, rientrare delle perdite derivanti da non la qualificazione Champions e ridurre l'età media. Quindi costava anche lo scambio con Lukaku per un punto, quello dell'età media, e invece sugli altri due poteva avere un grosso senso dal punto di vista economico, ma non sportivo. E Giuntoli è il direttore sportivo della Juventus. Quindi Giuntoli arriva in un momento in cui le decisioni top grosse comunque sono già state prese e deve scegliere quale giocatore sacrificare tra il grosso, quindi Vlahovic, per arrivare a Lukaku, che comunque poi diventa una spesa, o dei giocatori come Rovella, che hanno un mercato e secondo me sono andati via a troppo poco per quello che è il loro valore e per quelli che sono i valori di mercato anche della Serie A, anche se il trasferimento interno della Serie A, lo abbiamo visto quest'estate, sta perdendo appeal. Le squadre in Italia non comprano in Italia perché stanno delle botteghe care, le squadre in Italia comprano all'estero perché conviene e vendono all'estero perché c'hanno più soldi, e questo ci dà anche un po' la dimensione, ci prova la fibra al sistema calcio Italia, sistema calcio che così è destinato a crollare su se stesso. Però a quanto pare ai piani alti, chi vuole tenersi stretta la poltrona, conviene dire che va tutto bene, tutto meraviglioso, tutto perfetto, e che siamo ancora tra i più competitivi. Bene così, è quello che importa, no? Non preservare il prodotto che viene poi offerto a chi deve tirare fuori i soldi, ma stare belli fissi sulla propria poltrona e dire che va tutto bene anche mentre la casa va in fiamme. Un po' il meme del cane che beve la tazza di caffè dentro la casa che brucia. Sembra un po' quella la situazione del calcio italiano, ma quello è un altro discorso. E quindi vi dico, Giuntoli arriva in un momento in cui le grosse scelte, le grosse decisioni sono già state prese. Quindi io non posso valutare Giuntoli per la stagione di quest'anno. Io Giuntoli lo posso valutare dalla prossima stagione o dal prossimo mercato, perché magari quest'inverno la Juventus fa mercato che non ha fatto in estate. Sempre sul mercato voglio tornarci, perché signori, cerchiamo di prendere i macro mercati dell'Allegri 2.0, perché tante volte si dice i calciatori, l'allenatore cosa può fare con questa squadra, però ragazzi, a gennaio vengono presi Vlahovic e Zaccaria dopo 6 mesi buttato alle ortiche, prestiti, non prestiti, poi cessione. Vlahovic quest'estate è stato il punto, perché c'era la volontà di cederlo, non tanto per una questione sportiva o comunque non solo, ma più che altro per una ragione economica, però è stato uno di quelli messi in discussione. L'anno scorso il mercato della Juve si basa su Paredes, Di Maria e Pogba. Paredes non viene riscattato, giustamente, non andava neanche preso per quanto mi riguarda, e poi magari Rovella quest'anno vendeva qualcosa di più, o forse te lo tenevi stretto, perché comunque hai necessità in quella zona del campo di un giocatore come Rovella. Chiudo la parentesi. Di Maria, sappiamo tutti quello che è successo. Pogba, sappiamo ancora tutti meglio quello che è successo. Non c'è neanche più quella valorizzazione del mercato. Quest'estate non l'hai fatto, quindi c'è poco da fare. Però Juve non valorizza neanche più i mercati. Il grosso mercato di gennaio della Juve, Vlahovic e Zaccaria. Oggi Vlahovic viene trattato come un giocatore normale, spesso e volentieri anche dai propri tifosi. Quando un anno e mezzo fa lo volevano tutti i top club in Europa, c'era l'Arsenal che era lì, quest'estate nessuno lo voleva. Sembra un normal player. Vlahovic non è un normal player.
è che in determinati contesti sportivi anche dei giocatori forti che non sono trascinatori sportivi e tecnici fanno fatica, fanno molta fatica. Io non sono convinto che Haaland dentro questa Juve possa fare quello che sta facendo al City, ma neanche la metà probabilmente, però questa è la mia opinione, i miei 2 centesimi, e valgono poco se non niente, perché sono appunto 2 centesimi. Però la Juve non sta neppure più valorizzando il mercato che fa, perché fa e disfa con una velocità quasi imbarazzante. Per quello vi dico, l'acquisto migliore di quest'estate non è stato Weah, non è stato il ritorno di Cambiaso, non è stata la conferma di Vlahovic, non è stata la conferma di Allegri, è stata l'arrivo di Giuntoli, che non ha potuto lavorare. Perché? Perché Giuntoli viene inserito in un contesto Juve dove non c'era nessuno che parlasse di sport. Quando a gennaio, dicembre l'anno scorso la Juve disfa il CDA e fa il CDA d'emergenza, crea un CDA di avvocati e tecnici per sopperire la situazione di emergenza. Lato sportivo viene messo in alto Massimiliano Allegri, soprattutto l'allenatore che fa il DS. L'allenatore che fa il DS, una roba che non si è mai vista. E l'anno scorso uno dei punti era: ma poverino Allegri, come fa a concentrarsi sulla stagione sportiva se deve fare anche altre cose? Assolutamente vero, lì è stato un grande errore della Juve attribuire quei poteri all'allenatore, che non può e non deve avere quei poteri. Però quest'anno un DS c'è, è giunto lì e c'ha anche Manna al suo fianco. E quindi Allegri deve pensare a una cosa sola, perché l'anno scorso gli è stato chiesto di fare più di quello che doveva fare ed era una follia. Quest'anno Allegri ha una cosa da fare: far arrivare la Juve agli obiettivi che deve, a cui deve arrivare la Juventus. E quindi credo che mai come quest'anno ci sia una suddivisione netta e chiara dei compiti all'interno della società, e che sia stata formata una società che sul lungo andrà a dare i suoi frutti, i suoi risultati. Poi magari Giuntoli lavorerà male, verrà ricordato come un pessimo dirigente della Juve, ma questo non lo possiamo sapere, perché anche il Giuntoli di oggi, il lavoro di Giuntoli oggi non lo puoi valutare semplicemente. Quindi questo è un po' il motivo per cui io continuo a mettere dentro la società, perché negli anni passati, negli anni precedenti, la società ha sbagliato. E il fatto che la Juventus sia la società con il più alto monte ingaggi in Italia, l'allenatore più pagato in Italia, e non punti da dichiarazione al tricolore, significa che è stato sbagliato qualcosa. Significa che i calciatori che sono presenti nella rosa della Juventus non sono stati valutati a seconda di quello che è effettivamente il valore, banalmente, perché sennò guadagnerebbero di meno. Se sono giocatori che non possono puntare al top, non possono guadagnare da top. Sembra un ragionamento banale, logico e semplice. Quindi significa che a livello societario si è sbagliato ad attribuire quegli ingaggi, quegli stipendi, no? Chiaro. Benissimo. Quest'anno si è fatto un reset. Ma per vedere i frutti di questo reset, di questo lavoro di Giuntoli, bisogna un attimino aspettare e valutare quelle che poi saranno effettivamente le mosse di Giuntoli, e non le mosse decise in precedenza mentre si aspettava Giuntoli, che non poteva aver condiviso quelle scelte perché lavorava con un'altra società, e fino all'ultimo non si è capito se poi Giuntoli potesse riuscire a svincolarsi un po' dal Napoli, perché De Laurentiis ce l'ha liberato l'ultimo giorno utile. Questo è un po' il ragionamento che volevo portarvi oggi, e vi ricordo, scrivetemi le 3 cose da salvare di questo Allegri 2.0.